ben arrivati. Ciao. Piacere, Roberto. Ciao Ilene, piacere. Sapete perché siete qui oggi? Assolutamente no. No. Oggi dovrete superare una prova. Voi sapete che una delle attività più in voga in questo momento nel campo del fitness è la... La Zumba. Bravissimi. La Zumba, che non è niente di commestibile, giusto? Ma è questa attività che mixa le danze caraibiche con la ginnastica aerobica. Tuttavia oggi io mi sono vestito come Lorella Cucarini non per caso, ma perché voglio farvi sperimentare una nuova attività, anche questa molto in voga. Vi ho portati dalla mia amica Sara Marinaccio apposta. Ciao, ciao Sara. Ciao Sara. Ciao, piacere. Sara, guarda, io ti faccio una premessa. Ho delle altissime aspettative da loro, quindi immagino che tu abbia preparato una coreografia di un certo livello. Assolutamente, non ti potevo deludere, quindi la coreografia è un po' impegnativa, lo diciamo, non è per tutti, perché le mie ragazze sono comunque delle danzatrici. Siete pronti? Curiosi soprattutto. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling. Il bellicon è una disciplina sportiva che fonde la ginnastica aerobica con la danza, facendo utilizzo di un mini trampolino elastico. Insomma, ritmo, energia e tanto equilibrio. Ce la faranno i nostri ragazzi? Bisogna fare questo qua dopo, eh? Bravissima Sara, grazie. Non hai deluso le mie aspettative, ti sei impegnata alla grande, direi. Come vi avevo detto prima, questa esibizione era un po' impegnativa, però sì, voi... Aspetta, però cioè, non dirmi che dobbiamo rifarla, perché io vado con la faccia a terra. Hai paura? Un pochino. Tranquillo, tranquillo, gli esercizi saranno più facili, quindi puoi stare tranquillo. Speriamo. Però Luca, nel frattempo hai imparato le regole del bellicon. Le regole del bellicon ormai le so. Cioè proprio le regole base, non hai notato? Allora, sorriso. Assolutamente. Polso rotto. Sì. Fashion blogger. E tu, ok, lo farai insieme a noi. Bellico. Bravissimo, perfetto. Ok, allora mi ci metto in primis. Allora, mettetevi in posizione. Allora. Ricordatevi che sarete ripresi, quindi regole, sorriso, polsi rotti, fashion blogger. Ilenia e Luca sono alle prese con la prima prova. Se riusciranno ad eseguire correttamente una coreografia a base di bellicon, si aggiudicheranno un bonus per ridurre l'incasso finale da totalizzare il giorno dell'inaugurazione della loro palestra. Roberto ha dato il via alle riprese, in modo da rivedere il video con loro. Lei però ci sta, eh? Lei è plastica, si vede. Guarda che scioltezza io. Oddio. Una carriera finita, veramente. No, 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 guardami, guardami. Cioè, cavolo, perfetto, guarda. Io mi sono divertita tantissimo, ma guarda là. Beh, chissà mai che belli con poi lo introdurrete nel vostro centro. Allora, Ilenia, Luca, so che adesso vi sembrerà un po' strano, vista la mia presenza, però ci vuole un minimo di serietà. Ok. Un minimo di serietà perché andremo a scoprire se la prova è stata superata o meno. Do la parola a voi. E il verdetto non poteva che arrivare con un balletto. Grande! Dai, bravissima! Grazie ragazze! Con un ballerino come me non potevamo che superarla. Non avevo dubbi. Ilenia, Luca, bravissimi! Questo è il premio che avete guadagnato superando la prova. È una cifra, un bonus, che vi verrà decurtato dall'incasso giornaliero che dovrete raggiungere nel primo giorno di apertura. Questa a voi. Grazie, Roberto. E anche gli applausi di Sara. Grazie. Grazie ragazze.